Eccomi. Allora, scusate, ho fatto una cacca micidiale. Sì, la risposta è sì, Gabriel, perché mi pareva, cioè sì. Grazie Manu per i suoi 6 mesi, Hit God per i 44 e Dower 2 per i suoi 6 mesi e non sentite. Grazie. A lei. Scusatemi. Ah, sì, mi Sono ricordo. corsa. Volete un Leila? Eccolo qua. Leila. A proposito di suoni, mica suoni, cose da ridere, io, se non erro, avevo messo un filtro al mio microfono. Eccolo qua. Il filtro era un compressore. Ah, l'avevo già disattivato il compressore. Ok, perfetto. Quindi mi sentite proprio come esce dal mixer. Grazie al bambino Luigino che regala la sabba ad Ottavio. Scusatemi, sono. Fate una Prego, corsa prego. qua al bagno. C'è una roba tra i denti. Visto che mi pare poco elegante, faccio così mentre uso lo stuzzicadenti. Grazie a Tenshi per i 25 mesi e grazie a tutti degli auguri, belle persone. Grazie. Gabriel. I denti. È un pezzettino di sesamo in fingardo, mi si era conficcato. Eccomi, eccomi qua, eccomi qua. Ah, sì, mi Grazie, Gabriel. ricordo. Aspetta che c'ho il tuo cappello sopra la switch. Magari prima di accenderla non è il caso, eh? Ecco. Mi ricordo, Grazie prego. mille a Vlad, dalla Valacchia, che fa 3 mesi. Buonasera, signor Gatto, buonasera a lei, grazie. Grazie a Gabriel che regala la sabba a Red, Ah, a sì, mi Big, a ricordo. Rick, ad Ale, a Naber, a Davore, a Captain, a John, a Dwaru e a Nemesi. Ricordo, Grazie mille, prego. Gabrielone. Grazie a Rubble Wizard, che regala la sabba a Raven. Grazie. Grazie anche a Dark Kairaito per la subscription Ricordo, e prego. Punisher per i 39 mesi. Mamma mia. Ah, Mamma, sì, mi mamma mia. ricordo. Ma mi sposto anche su TS perché poi dopo ci sarà da Salute. ridere. Riccardo, dai una cospina. Sapete che non ho la minima idea di che cazzo fare domani mattina in live? Perché avevo in mente Riccardo, dai Portal, una ma non cospina. so quanto sia ficcante alla fine seguire Portal. Mi hanno regalato un sacco di giochi oggi per il mio complex, ma sono tutti porno. Riccardo, dai una cospina, mancia il signore. Quindi i sub saranno contenti. Però. No, gli altri no. Riccardo, dai una cospina, Soprattutto mancia il Twitch. signore. Riccardo, dai una cospina, mancia il signore. Sai che ora tutti ti consigliano giochi? No, non credo. Ah, Anche sì, perché mi tanto alla fine ricordo. ho mai ascoltato un consiglio. C'è il torneo di insetti su Animal? È Questa è casa mia. domani? Risolta, grazie Roby, vedi? Grazie a Leon per i 27 mesi, uso questo spazio per farti tanti auguri. Grazie, Un tavolo buono che conosco il proprietario, ma certo. grazie. Grazie ad auguri, ma leggi in privato. Un tavolo buono che conosco il proprietario, ma certo. Ma va là, ma va là, ma va là. Ma va là, ma va là. Grazie a Federico per i 500 bits. Tanti auguri, signor cazzo. Come ha scritto gatto, ma sono simpatico. Sono le risate queste, io non le sento. Io non le sento queste cose qua. Quali sono le risate? Queste. Sono le risate? Come gli applausi? No, sono queste. E ho messo Leila Leila. e questo che non mi ricordo che cos'è. Però non li posso sentire, Sì, mi quindi boh, ricordo. è un mistero. Grazie a Xaicoten per i suoi 7 mesi. Siete pronti ad una serata di divertimenti? Simone, grazie. E grazie anche a Ludoart. Ma che cazzo succede stasera? Sono pazzi, eh. Io intanto leggo Ludoart perché Simone lo legge il bots. Ludo dice, ma oggi mi dicono che è il compleanno del gatto più sexy di tutti. E chi è? Non so, ma grazie.
Questi sono per il complesso e compri le caramelle. Bella bro, grazie. Grazie da Cito che regala la sabba a Luca, quello che si chiama Luca, a Ponzio di Lato, a Mauri, a Roxy, a Dunderply, a Laco, a Jox, a Jitz, a Gabraulo e a Ciuscinigami. Grazie mille a Cito. Persona sfumata. Riccardo, dai una cospicua mancia. E Mister 66698, siamo a tre come il giorno del mio compleanno. Riccardo, dai una cospicua mancia. Non sto bene così? Grazie, belli. Riccardo, dai una cospicua mancia. Sono punk. Riccardo, dai una cospicua mancia. La troiata. Crackers, 400 bits, un pensiero piccolo per il nostro gatto preferito. Riccardo, grazie. Dai una cospicua mancia. Grazie anche a Johnny per la sub. E Dream of Hero, buon compleanno signor gatto, spero che subare il giorno del suo compleanno porti Riccardo, fortuna, visto che è un periodo un po' di merda, ma io le auguro tanti auguri, tantissimi auguri, ma un botto, veramente un botto. Grazie. Riccardo, grazie anche a Christian per i suoi 38 mesi. Sono un po' sonnato, oggi avevo in mente di dormire tutto il giorno, non l'ho fatto, lo faccio domani, tranquillo. Sì, mi ricordo. Faccio domani. Ho mangiato sushi, ho mangiato un botto di sushi, ho addirittura avanzato. Questo vi fa capire quanto cazzo ne ho ordinato, lo mangio domani e non si butta via niente. Grazie ad Artemis per i 500 bits. Auguri a lei, grazie. Grazie anche a Sawako per la sub. E non è bello fare gli anni in un giorno lavorativo, perché alla fine cioè non è che me la son goduta. Adesso non è che ho passato una giornata di merda a picconare, per carità. Però boh, cioè sai... Avete presente il meme di Pablo Escobar che aspetta? Uguale. Ma Morelli dov'è? Questi due minuti di ritardo. Che vergogna. Ah, sì, Druddi, auguri signor gatto e prenda tutti i soldi, a me non servono. Ma beato lei, beato lei. Grazie a Get per i 19 mesi. E Senu per i 100 bits. Buon compleanno gattone. Riporti qualche gioco di Enigmi. Sì, ne ho un paio in mente. Però settimana prossima. Che cazzo ho per settimana prossima? Sai che non ho preparato niente per settimana prossima? Allora, in realtà ci sarebbe The Council, che ho comprato appositamente per le mattutine. Quello dovrebbe essere non Enigmi, ma un po' meno. Poi ovviamente ci sarà anche The Talos Principe, che sicuramente ci ficcherà. Grazie al telecomando per i suoi 12 mesi. Perché dice sempre 18? È che era un altro che se fa i cazzi su a 19, 19. Scusatemi. Ah, aspettate, non ho neanche cambiato l'USB, che tra l'altro è diventato molto più agile. Grazie al nuovo mixer, che è molto più pratico. Mixer regalato dalla... Auguri, signor gatto, e prenda tutti i soldi, a me non servono. Ah, l'avevo letto io. Non importa, mi chiamo Giorgio in realtà. La mia fantastica e favolosa signora che mi fa i regali belli. I regali sentiti, i regali dal cuore. E per cuore intendo i segni. Zoni, come i trentini che andarono a Trento. Stay angry, stay ficcante. No, ho mangiato, io sono pieno sinceramente e non credo di mangiare altro. Grazie a Danny the Dragonborn per i suoi 18 mesi. Grazie ai Thermos. Morelli, dove cacca, Che bella quelle trombette. Oddio, c'avevo Pokémon Caffè Mix in uso, santo cielo, se no. A Gabriel le ha tutte. Micidiale, favoloso. Simpatico addirittura. Giavacupo, auguri gattone, sono tre come ruote di una macchina quando te ne fregano una. Santo cielo, non ho mai avuto il dispiacere. Ok. Ma sapete, allora, mi ha occupato un po' di spazio in larghezza il mixer, però devo dire che non ho recuperato tanto in generale. Potrei avere veramente un sacco di spazio disponibile da ora in poi, credo, spero, non lo so, adesso vediamo. Non vedo l'ora di eliminare la cazzo di PlayStation 4, guarda. Una pigna nel culo, ci manca solo Ghost of Tsushima e poi non esce più niente, vero? Grazie Java, auguri gattone, sono tre... L'ho già letto. È inutile che esci più volte. L'ho già letto. Facciamo così. Bella fra,
Bella brrro. Non si vede il gioco. Sì. Perché non si vede il gioco? Che palle. Bella... Ma si vedeva prima. Vedo altri, vabbè. Siamo così. Madafacca? Oh. Ah, sì, mi ricordo. Vuol dire bella madafacca? Ah, ecco, allora sì. Allora, fammi prendere questo attrezzo qua, là. C'ho un po' di sonno però io. Non sai posso che non farla la live? No. Vabbè. Però puoi dormire. Riccardo, ottimo, dai una costruita bacio. Puoi dormire mentre giochiamo. Sì, sì. Tu russi. Una live particolare. Parlo da solo. Però fai presenza, no? C'è il tuo omino all'interno della Switch e basta. Allora, fammi fare un mestiere, va là. Intanto io ringrazio Kratos per i suoi 6 mesi e a Maxi Freeze che regala la sabba. Sai chi la regala? A Michele. Signor Gatto, dai il mio Michele, boyfriend e mio brother bagnata. Che la stiamo guardando, cuore rosso. Un saluto al boyfriend e al brother. E cuore rosso anche lei, sia. Non parlate di dormire, che veramente era la roba che volevo fare oggi, non l'ho fatto. Ho fatto la spesa, portato fuori Sif 2 volte. Poi che cazzo ho fatto? Ho parlato con te? Però. Che palle. Ma che volume bestiale, ma come oggi? I termos di dove sono? Allora, ce ne sono 2 di Genova. Uno di Firenze. Esatto. Poi 3 sono un po' dispersi giù da basso. Tipo Bari. Sì. Zona Laguna. Sì. Famosa Laguna di Bari. Che catturano i polpi lì. Sì, sì. Allora, con la fiocina. Gioca con i miei amici. Scelgo una stanza. Grazie, Jules, che regala sub a Lookouter, a The Down Hulags, a Hauron Pines e a Marco. Saluto Marco. Riccardo, dai una la leggendaria Laguna mettere, Barese. Fammi mettere spattasciato, va. Come il tuo personaggio? Sì, uguale. Ma tu usi la copertina anche in questo periodo? Minchia, mi squaglio. Come mi senti? Mi senti sexy? Mi Io senti sono bene? Sono sempre uguale, comunque... No, è migliorato, è migliorato. Non lo so, gatto. Ti assicuro, è migliorato, migliorato. Ci credo, ci credo. Allora, vuoi dire tu le regole della serata? Diverso. Come? Allora, dico io le regole della serata. Vai. Praticamente si disporranno in vari tracciati i nostri contendenti per vincere svariate manche di questo celeberrimo gioco. Chi se ne porta a casa la maggior quantità a fine live vince il premio dell'host. Sì? No? No, però va bene. Posto, posto, va bene così, non importa. Vince il montepremi di 1 milione di euro. Applausi, applausi in chat, applausi, applausi. Applausi. No. Stasera sono poco competitivo, gatto, comunque. Anch'io. Bene. Quindi scelta casuale. Ma ah, che cazzo. Punti e caselle è una merda, gatto. Possiamo cambiarlo subito? Sì. Grazie. Punti e caselle. Bello, che fa schifo. È proprio bello. Abbiamo un rilancio. Bello, però, eh. C'hai già giocato? Non credo di averci già giocato, però l'ho visto giocarlo con Vale. Con Vale, esatto. Grazie ad Hendrix per i 17 mesi e Lupo Bianco per la sub. Mi stavo solo riscaldando. Proprio stasera che c'ho sonno, un gioco sui riflessi è ottimo. Ma ti assicuro che puoi avere i riflessi più belli del mondo, non funzioneranno. Bene. Ti devo spiegare cosa si fa? Cioè, vabbè, come si gioca al baseball e sai giocare a baseball? Sì. Ok, posto. Uno tira, l'altro la piglia al volo. Io tiro. Grazie a Roccia per i 22. Quindi io vinco. Sostanzialmente sì. Puoi anche spostarti a destra e a sinistra, farla un po' ovale, tonda, non so, fai tu. Che cazzo. Cominciamo. Grazie al sociologo, un piccione mi ha detto che oggi è il tuo complex. Bugiardo, lui, fu. Out. Perfetto. Ah. Che vuol dire? E che me ne hai eliminato uno. Che... La mozzarellina è sempre bella, però, La mozzarellina? Sì. Ma non è divertente, per forza. Cioè, è impossibile. Io mi immagino che sia impossibile. Vabbè, tocca a te. Oh. Ah no, sono 3 gli out, niente. Scusami. Te lo dice i tasti, te li dice dopo. Guarda questa, gatto. Ma non è questione di riflessi, ragazzi, è una merda.
Questo non sei preparato, gatto. Aspetta, questo non sei preparato, eh. Ale. Ho saltato un po' il volume, sì. Tocca a te. Adesso me le piglia tutte, eh. Allora, come si fa? Muovi i batti. Batti lei? Cazzo, però l'ha presa, eh. Cazzo, sono bravissimo, quindi. Bravi? Cioè, Moro, sei il migliore, eh. No, dai, non si può fare. Ah, che sonno che ho. Beh, ne hai prese già due, eh. Però sei il campionissimo. Mozzarella, porca paletta. Col computer ha fatto 16 a 5, dice Gabriel. Ah, forse potrebbe essere del lag, sì? No, secondo me no. Anche perché... Io ma è imprevedibile, quando... semplicemente. Non puoi. Sì. E quindi? E aspettiamo? Out. Ah, ecco. Nessun posto messo. A parte che non credo sia possibile che vada così una pallina. Perché prima va male, dritta, sì. Prima va dritta e poi va storta. Inaspettato, eh? Eh sì. Questa arriva la cannonata, eh? La cannonata! Out! Pensavi la mozzarella, eh? Tocca a me! Grazie, Ellis, per i 3 mesi. Questo 0-0 è vale. Non credo si possa spammare. No, c'è un cooldown. L'ho toccata! Bravo! Grazie. Dai, mi stavo spostando, però! Bastardo. No! Ma com'è possibile? Con quale ricarica? Da dove? Ma tanto non è fattibile, cioè non si può fare. Gabriel chiaramente ha citato, non è che ha fatto lì. Non si può fare. Yes! Out. No, dai, ma che scherzo? Come out? Perché l'ha presa. Cioè, ho capito, ma era un magnete, come l'ha presa. Vabbè, sarà magnetico il giochino qua. Out. Ma che cazzo, ma che sfiga, ma dai. Cioè, oltre a quella difficoltà c'è pure questa. L'unica cosa che puoi fare è il fuoricampo, quindi. No, io con Vale ho fatto 2 punti, tipo, ho vinto così, però come dai. Come fai 2 punti? Devi fare il fuoricampo. No, no, se tu colpisci... Scusami, se tu colpisci e loro non ci pigliano, tu gliela... ci sono dei buchi dietro di me, vedi, con dei numeri. Sì, va bene, il fuoricampo è alla fine. No, non è... No, il fuoricampo è proprio fuori fuori. Non lo so, però comunque lì va nella buca dietro. Bravo. Cigatto, tieni solo perché sono buono, caro 20 Golador, solo per te. Senti, con l'altro pallino che ancora tornava. Un saluto dal clipatore ufficiale del canale. Un saluto. Tranquillo, tranquillo. Però stiamo... È partita ottimo, frizzantina, che ottimo, mi sposto di proprio... qua. Sì, funziona a modo. Te la tiro a banana questa, eh? Ho capito, però... Ma... Sì, cioè, non è che... Out! Tanto c'ho sonno, io. Ma come si fa a giocare un gioco del genere? Non so, io non ho idea. Perché da sveglissimo, guarda, dopo 8 ma caffè. Ma magari da sveglio per sbaglio qualcosina... Te la prendo! L'ho presa però. Robs, grazie per i 27 mesi. Un tavolo buono che conosco i problemi. Ma dai! Drittissimo gliel'hai buttato. Sì, sì, era per lui proprio. Era un regalo. Però te le sto toccando tutte, eh? Sì. Dai, questo gli è passato attraverso sempre, però. Mozzarella la frega sempre. Out. Incredibile. Dai, che palle! C'ero, ero perfetto con il primo movimento di cazzo. Che palle! Vaffanculo, che gioco di merda. Sì. Che palle. No,
Sì, perché la molla in realtà, se carichi poco o tanto, non cambia niente. Scusami, cosa cambia? Da quello che ho fatto adesso... Se carichi poco, fa la mozzarella. No, devi tenere premuto per fare la mozzarella. Ma come? Gatto! Come? Ciappa la busta, guarda buon lì. Buon compleanno, gattone, questo è il mio regalo. Dai, oh, piccolino, eh. Fallo, però passo, è una schiacciata dell'antico vinaio e quindi valgono tantissimo. Grazie mille, Greimritz. E invece non te lo faccio fare il punto, Morelli. Non te lo faccio fare. Dai, io... Vai a casa in mutande, Morelli. No, no! Infame! Come? No! Cazzo! Partita finita. No! Alla fine! No! In realtà, gatto, sapevo giocarci a questo gioco. Ti sei dovuto per... tutta la partita. Fortuna che non ci ho investito dei soldi, dai. Oh, che bello è stato però con il rimontone così alla fine. È stato spiazzante. È emozionante soprattutto, sì. Bellissimo. Facciamo altri 9 inning? No, grazie. Fa posto. Voglio fare il pugilato. Ultima fare. Carta. Ultima carta. Uno? Uno, ultima dai. Carta. Va bene. Ricordo che questo gioco è come l'uno, solo che non c'è il più 4, ma c'è il più 3. E non so perché. Cioè, probabilmente per copyright. Mm-hmm. Siamo contro la Robby e una persona generica. Un carcerato. Perché? C'è perché la maglia arancione. Ma no, è... Inversione. Arancione. Inversione. Inversione. Tocca a te, Moro, tocca a te. Pesca 2. Oh! Le pescate, cambio colore. Cambia colore. E invece no. Cambio colore. Il rosso. No, oh, scemo carcerato. Rispetta la legge. Ultima carta. Ultima carta. Cazzo, già? Ultima carta. Ultima carta anche per lei. È bastarda! Cazzo, gatto, te l'ha piazzato nel seder. Ultima carta. Anche lui ultima carta. Salta. Salta! Cambio. Non l'ho detto! Non l'ho detto! Cazzo. E quanto? Un po' eccessivo, no? Bravo, bravo il carcerato, complimenti. Brutale. Inversione. Ma porca di una puttana. Che cazzo? Ma è così penalizzante anche in uno? Ultima carta. Come ultima carta? Pesco 4 carte. Oh, come? Io? Ultima carta. Pesca 2. No, non gliela invia, vince! Pazzo! Ma che culo! E quindi non ha vinto nessuno. Io ero terzo, tu secondo. No, non ce lo dà il punto. Non conta. Siamo pari, sei in vantaggio tu. Uno solo due carte. E cazzo, qua tra poco mi ammazzava la famiglia. A casa pure con una mazza da baseball mi massacrava di botte. Pugilato, eh. Sei sfere. Invece le sei sfere. Sei sfere. Cazzo è sei sfere. Sei sfere? Che cazzo è sei? Ah, sì, è Puyo Puyo. Ah, bello. Questo è un gioco in cui cadono... Guarda che son bravo, eh. Io no, aspetta, qual era Puyo Puyo? Bubble Bubble? Esatto. Solo che è al contrario. No, ma bubble è al contrario. Bubble bubble, devi sparare. Questi cadono come il Tetris. Ok. E li ruoti con un tasto. Con due tasti, li puoi ruotare. Ma bisogna essere sfiga. Precisi? Cioè, precisi dipende. Cosa intendi per precisi? No, che merda ho fatto. Ah, se fai delle combo con delle ma forme geometriche. Quando sono 5, se non sbaglio? Ok. 5 o 6. Comunque, se fai delle forme geometriche ben bene, ti vengono fuori delle combo micidiali. Però le sa solo la Robby le combo. Questi giochi non li so fare io, gatto. Infatti non li devi programmare tu. Grazie, deficiente. Capito? Parla come mangi, bastardo. Chomp, 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 chomp. Cazzo. Ci ho ripensato, non lo farei più. Guarda, io adesso metto il viola qua e faccio il triangolo, che vuol dire piramide, e adesso ti becchi le piramidi. Che cazzo vuol dire? Ma così? Ma è troppo, bastardo. È perché non ho fatto l'esagono, quello lì è bastardo. Ieri la Robby mi ha sfondato. Ieri, non era ieri, era un altro giorno. Dai, non ho gli occhi per fare queste cose. Metti gli occhiali. Altri? Sì, gli occhiali per fare... Oddio, mi ha scattato. Allora, com'è che si produce l'esagono?
Devo usare il potere dell'esagono. Così. Bastardo, Morelli, bastardo! No, hai rovinato il mio potere dell'esagono! Me la stavo studiando ben bene! Pezzo di cacca! E adesso? Ma è successo, cazzo, adesso non te la prendere così tanto. Capito, dai. Mi hai rovinato la vita. Fai un po' tu. Stavo studiando la tecnica per vincere. Sto facendo a caso, gatto. Ho capito. Sei bravo. Nel caso. Oh, no. Mi si inculano. Tre verdi. Cosa faccio? Me li infilo nel culo. Ma che ansia. Ma vanno più veloci dopo un po'. Come il Tetris. Moro, mi sa che hai vinto, eh. Che dici? Sto facendo veramente a culo. Ho visto. La fortuna dello scoglionato qua, del principale. Senti che musichina. Pi, 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 pi. Ok, recupero, recupero, eh. Masta dell'esagono! E non ci sono riuscito! Dove vado? Ah! Ok, ok. Mamma mia. Mamma mia. No! Cioè, volendo anche un po' sì, eh. Quando finisce? È quando uno dei due muore. Ma siamo pazzi. La morte non deve essere la soluzione. Non lo è mai. Sto recuperando un po' di terreno, eh. Dai. Dai. Convinto, gatto, convinto. No! No! Sì! Mamma mia, mamma mia. Però sento anche dal mio avversario dei suoni di rivincita. Caputtana. Devo fargli la mossa dell'esagono. Cazzo sto facendo. Che cazzo ho fatto? Ho sbagliato tutto. Ho chiuso tutto il tappo, ho messo la... No, qui va a finire a puttane. Palesemente proprio. Ok. Ma cos'è questo testicolone? Ho sbagliato tutto nella vita. Devo fare l'inserviente. Doppio testicolo rosso? Ah, il triplo giallo, no. Non mi serve il triplo giallo, però. Mi serve il doppio verde. La miseria. Il doppio blu, no, il doppio blu, doppio verde. Oh figa, t'ho detto doppio verde e doppio rosso. Mamma mia, no! Cazzo, cazzo, come mi hai rischiosa la vita? No! Bastardo! Bastardo, Morelli, bastardo! No! Ha vinto lui. O forse no. Sì, ha vinto lui tantissimo. Cazzo, ma hai rovinato la combo. Infame manigoldo. Permettere, sa? Ma io lo ripeto anche, eh? Non ho paura dei poteri forti. Eh no, si pronuncia Igor. Oh, che inculata! Amici ascoltatori, che inculata! Fantastico questo gioco. Auguri gattone, mi raccomando, si compri un bel gelato con queste 500 lire. Cosa, le 500 lire? No! Il testicolo! Ha vinto Moro, ma non è possibile. Grazie a Beppe per i suoi 21 mesi e Batisco. Ma come? Ansia, oh. Io più sonno di Moro oggi. Per quello. Per quello. Sarà... È quello. Devo fare una live a mezzanotte, penso. Ma è venerdì, è vero? Eh sì. Ho dimenticato. Domani mi devo pure svegliare per andare a pranzo fuori. Sì, ma è a colazione al sushi, no? Sì. Grazie a Xurban per la Xurban. Freccette. No, basta, freccette. Andiamo a fare la box. Ma è bellissimo, freccette. Ah, no, non ho voglia di staccare il Joy-Con. Ma è veramente un po' uno stronzo, eh? Cazzo, ma come si gioca? Ma non lo volevi fare tu? Ci stai... È sempre A e B, vero? Ma sei tu che l'avevi proposto prima? Sì.
La faccia di merda. Ho giocato con la Ramonza che l'ho spaccato la faccia, questo. È veramente appassionante, però, eh. Oh, oh! Porca miseria! Porca miseria! Porca miseria! Che passione, eh! Oh, ma il locale è molto più facile. Il locale è molto più diverso. Cos'è il locale? Scusami. Perché va fanculo. Il locale, quando tu pari... Puoi picchiare l'avversario? No, quando tu pari, quando ti arriva il cazzotto, riesci subito a rispondere. Ah, e fa il Perry, praticamente. Finita, sì, ho recuperato un punto, sono contento. C'è qualcos'altro che ti sconfinfera? No, takoyaki era carino. Calcio da tavolo, l'hai mai fatto? Non credo, sai. Dai, vediamo cos'è. Il pallone che gioca a pallone, bello. Lo carpicchio la Ramonza, sì. Giochiamo. Oh, santo cielo. Io sono più bravo nella vita vera, ma non dire le cazzerie, Cri. Come funziona? Scusami, girano tutti. Non ho veramente capito un papà, io. Ma perché sono delle ballerine? Ah, perché tu con il tasto credo li giri tutti. Li giri tutti, sì. Ok. Ed è il calcio. Sì, ma... Ah, no, sia da un lato che dall'altro, mi sa. Ma cos'è sto fischio? Terribile. Grazie a Fibas Shiny per 100 bits. Grazie. Aspetta, come si gioca? Cacciare la palla, ok. Ottieni un punto ogni volta che fa entrare la palla. Vince che fa più gol. Cerca di colpire la palla, va bene. Ma è una cazzata, scusami. Se la palla arriva vicino alla tua porta, pensa a controllare il portiere. Ah, però non mi ha detto i tasti, perfetto. Va bene. Grazie ad Ultra Noia per la super. Allora, vediamo i tasti. Ah, ok. No, muovi. Ah, tiro da una parte e tiro dall'altra. Ma è difficilissimo. Il mio cervello non ce la fa. Aspetta. Ma è veramente complicato. Porca miseria. Di tacco. Capuzzana. Ma l'ha ributtata in campo così. No, aspetta. Il portiere. Che paura. No. Porca miseria. Il ritorno. Buffon, Gianluigi. Bomba atomica. Dov'è? No. No! Sì. Ma è difficilissimo! Fantastico! Quindi. Non riesco a pensare! Ma poi perché tu? Perché la miseria! Il rinvio! Ma dove va? Dove va? Ma quelli centrali sono sulla stessa linea! No, non l'ho mica visto, eccolo! Linea. No, quelli laterali sono sulla stessa. Come? Ma pure il timer? Eh certo! E che cazzi, no! No. A intervallo. Primo tempo. E vanno tutti a bersi una bella tazza di tè. E rientrano gli spogliatoi. Ok, cambio campo. Sì. Bastardo. Ma perché vai indietro, scusami? Perché vai indietro? Ma non è vero. Scusami. Sbrogliamo la situazione. Tumuli. No, quello è un altro gioco. Blocco. Sì, ma il mio portiere... No, ho sbagliato. No, il mio cervello non riesce a concepire tutti questi movimenti. Dinam! Ma... È impossibile! Non riesco, non riesco. Chiaramente è facilissimo. Porca miseria. In realtà mi sto premendo tutto a cazzo come fanno i bambini su Tekken. Hey, yes! Il 2-1, attenzione. A 15 secondi dalla fine. Tutti in campo, tutti in campo! Collotti! Ma non è possibile, scusa! Hai fatto autogol! Era un palese autogol quello! A un secondo! Vai! Stop. Finisce l'azione! E recupero! Basta stare davanti e tirare! Ma si incastra sta palla del merda! Ma basta! Non ci voglio più giocare io sta cazzata! Ma che cazzo è? Fantastico! In realtà lui ci aveva già giocato, ci ha fatto i tornei. E che diceva che non ci ha mai giocato prima. Veramente una merda. Guerra di carling dopo. Cosa? Dopo facciamo il curling.
Bello il curling, sono bravo, eh. Io no. Ognuno sceglie una carta? Una domanda? Sì, e vince chi ha quella più alta. Bellissimo. Io scelgo quella più alta, allora, vedi. Ma quindi è di casualità questo? Tantissimo. Ottimo, mi piace. Il calcio barilla giapponese? Solo il culo, questo. E cerco di recuperare con questo. Vabbè, ma non è possibile, scusa. Hai vinto tu, infatti. Eh sì. Eri triste per me. Ma questa te la recupero, Vedi di uno. Senti come esultano. Cavacca, ho bruciato il 10. Anch'io. Az. Forse ho capito come funziona il gioco. Guarda come vinco. Beh, inculata. Però ho capito come funziona. Praticamente scegli una carta e vinco io. Due di fila, ma c'è pure il counter. Questa c'è la combo bassa, quindi. Combo breaker. Mamma mia. Forse la mia teoria... Devi cambiare sempre dito, devi cambiare sempre dito. Guarda, vedi? Infatti. Ma sai che non saprei dirti chi sta vincendo? No. Forse io. Forse tu. Azz. Perché credo ci sia una logica. No, non credo proprio che ci sia una logica nel gioco di carte a cui... Azz. Secondo me sì. Non nel lo so. Che te parti, ognuno ha delle carte dall'uno al... Sì, da, però... dall'asso al K. Sì, però tu non sai che cazzo di carta c'hai. Secondo me lo sai, invece. Ma come? Basta contarle, secondo me. Beh, sono... certo. Ti capitano quelle sempre più alte nel mazzo. Parti con l'uno, con... non è vero. Sì. Ma non è vero. 100%, gatto. Ho smontato la teoria. Cosa... era tua. Sì. Curling da tavolo. Allora, il curling si può giocare anche senza Vince lanciare il... Fa cagare il curling da tavolo, te lo dico. Nel senso che sparare è difficile. Io te l'ho fatto perché me l'hai chiesto. Adesso non piangere se ti asfalto, però. Fame sei. Guarda come smira. Ma dai, bastardo. Ma sei bravissimo. Ma quasi, no? No, sì. Mi piace questa canzone perché sembra... è benissimo. Mi sembra un minigioco di Mario... di Mario Sunshine. Non volevo far così. Voleva far così. Ultime tre. La concentrazione qua non indifferente. Eh sì, si sboccia like no tomorrow, Ultime due. Questa me la son brasata, Questa me la son proprio brasata. Era la mia occasion. Bella, ultime. Bravo. Culo. No, niente, minchiurlo. Hai vinto tu. A meno che non sia stronzo, yes! Yes, grandissimo! Io urlo al cheat. Mamma mia, che pippa! Quella davanti a me e non si scollava, faceva l'effetto elastico. Mamma mia! Ma guarda te. Biliardo.
Sai giocare? Ragazzi. Certo, mancano un po' di palline, mi sembra qua. Palla 9, regole semplificate, palla 8. Ecco. Palla 8 qual è? Quello... Palla 8 è quello il classico, quello che poi alla fine la devi buttare la 8 dentro. No, qua mi dice, Vince, che manda in buco la 9. Ah no, palla 8, cioè... Ah, sono le regole di tutti. Grazie a Giacomo per i 6 mesi, sempre un piacere donarle la sub prime. Grazie mille, bello, grazie mille. Vince, che riesci a imbucare tutte e 7 le palle? No. Ah, tutte e 7 le piene o quelle... Quelle ok. Stesse, poi alla fine ok, la... è quello classico, quello che so giocare anche io, perfetto. Sì. Chissà se bisogna buttarla però nel... Nella buca opposta come no, spifica, spero di no. Adesso vediamo, adesso vediamo. Spacco io, spacco io. Ma perché io devo spaccare? Spacca la minchia, vai. Spacco la minchia, vado di spaccata. Tiè, guarda. Oh, ottimo, gatto. Neanche una, buonissimo, dai. Cazzo, guarda dove è la bianca adesso. È veramente in mezzo ai coglioni. Veramente, butto dentro la nera, via. È la 11 forse, tipo... Beh, sì. La potenza come si fa? E devi selezionare, poi porti indietro la mazza. No, colpisco. Però non so dirti la quantità. Buona. Legna gli ha tirato, però. Sì, infatti, perché la potenza non è... Non quindi è... tocca ancora a te, no? Nulla in confronto. Quindi c'ho le mezze. C'hai le mezze, io c'ho le pienes. Tocca a te, invece. Come tocca a me? Dovrebbe toccare a chi... Ah no, vedevo sopra il gatto. Ah no, tocca a te. Sopra il infatti. Allora. E infatti si lampeggiano le mezze, vedi. La potenza non è tutto, esatto. Grazie a Dirkalla per i suoi 13 mesi. Allora fammi ragionare sul fatto... Ci mancherebbe. Sono veramente... Per me la 9 è la più fattibile comunque, lo dico. Cazzo, che sfiga. Però non era male come pensato. No. Peccato. Ah, sì, mi ricordo. Non so se riesco a buttare dentro la 2. Amicia forte. Troppo? No! Grazie! Ballo. Bel colpo. Ah. Pure per il culo. Tocca sempre a te, la mia... Di solito è fallo, dovrebbe toccare a me quando No, vabbè, te l'ha data... Cioè, ti ho fatto un favore, credo che il gioco abbia apprezzato questa cosa e basta. Certo. Tu apprezzi le basta, rompi i coglioni. Ma che cagnonatius! Che cagnonata! Dai. Grazie a Dingo, ti si vuole bene a lei. 4 mesi, grazie. Ma per come fai a tirarla così lenta tu? E basta tirarla indietro di meno. E io l'ho portata indietro di un centimetro. Quanto ci ha messo poi a darti bel colpo? Centimetro. Non so cazzo faccia di là. È lancia missili la mia. Vediamo. Guarda. Questa era un lancia missili tipo. Però è andata benissimo. Sì. Se butto giù l'avversario non è fallo, è un regalo. Eh beh. Adesso ardito. Perché io l'ho scritta in attesa di Moro. Vabbè, ma non è possibile. Questo qui è un campionissimo. Io so giocare IRL. Come gioco io con le palle, gatto. Va bene. Bravo. Soprattutto se ci sono le righe. Che cazzo. Porca miseria, non ho selezionato. Che liscio. Ma ha vinto. Incredibile questa cosa. Fortissimo. Poi ci ho preso la mano, gatto. Segui il tuo capitano. Quasi, eh. Ma che imbuchi la nera così, eh. No, ho imbucato un cazzo. Non ho imbucato veramente una fava. E però me l'hai messa anche in un posto abbastanza de merda. E allora vaffanculo. È andata. Dai, che bello. Il recuperone? Ne dubito fortemente, ma... Ah, così lenta va. Ma
comunque non ci avevi preso di mira, quindi azz. Però te ti va di culo, figa, sono lì. Ma gatto. Ma che puttana che sei. Cosa mi gufi? Questo era un gufone. Molto gatto gufo, ce l'hai? Gioco con quello che ho, scusami anche tu, eh. Guarda te. Se permetti. Sono in svantaggio, gufo. Si sbriga? Sì, sì, ho capito. Dai, E non vedo la mira. No, secondo me è quella dietro. Che succede? Prendi. Che è successo? Non so, vabbè. Dove fa. Prendi un righello, prendi e via. Troppo poco. Vabbè, adesso sono cazzi tuoi, però. Faccio vedere che colpo da maestro che faccio, guarda, Mi sbocci? Aspetta, No, non si può fare. Ma se ce la facevi, ti venivo lì a stringerti la mano, facevo 3 ore e mezza di macchina. Dai, la rimessa in campo. Cos'è questo colpo micidiale che mi stava proponendo? Bastarda! Cazzo. Dai! Cazzo, no! Cazzo! Adesso la nera la dovrò buttare sotto. Ah, chiamo una buca, ok. Ah, devi dirgliela proprio quella. Io avrei fatto l'altra, ma va bene. Bastardo. Stasera Moro on fire, eh? Anche se questa non la butta. E invece la butta. Invece te l'ho buttata, gatto. Te l'ho buttata. Grazie a Parallax. Ciao a Bamba. Bamba Wamba. Era Kawabanga? Lo so, ho scritto male. Tu devi essere Igor. No, si pronuncia. Mamma mia, come me l'ha buttato. Me l'ho proprio. Me l'ha penetrato. Un sabbione proprio, E rinnovate la sub. Così volevo urlare. Un sabbione. Presidente. Com'è? Presidente. Salve. Presidente. Che bello! Ok, come funziona? Quindi Gabriele, come se avesse detto... Mano. Ehi, sì, di sì, gatto! Bravo. Che fa? Scusami? Signora Presidente? Cosa? È l'ora di pagare le tasse, sudditi! Come, scusa? Presidente dice sudditi? Ecco qui. Pietà di me. Non ho capito. Pietà? Ha! Non si fanno sconti a nessuno. Sii grato che ti lascio qualcosa. Non ho capito. Di ruolo, quindi devi insultare i tuoi sottoposti. Ma chi è il presidente? Ma il presidente inchinatevi alla mia autorità. Non ho capito niente. Ecco l'occasione che stavo aspettando. Attenzione. Tieni un 3 di picche, merda. La regola del 3 di picche. E qui. Qual è la regola del 3 di picche? Rivoluzione. Ma non sto capendo un cazzo, gatto. Vai avanti, guardiamo le regole, per favore. Volevo vedere come finiva, non lo so. Ma spiegato da questo. Vedi, hanno buttato la rivoluzione, hanno buttato fuori il presidente. Ma presidente, adesso è lui il presidente. Vabbè, presidente. Allora, come si gioca? Grazie ad Ultrim, nel frattempo per i suoi 3 mesi, come i 3 nani. Le carte più alte di quelle del giocatore precedente. Ok. Quante? Una, credo, a turno. No, ha parlato in plurale. Deve sempre giocare carte più alte. Però lui ne aveva buttate giù 4. Vabbè. Al tuo turno devi giocare almeno, vedi, almeno una carta dell'ultima che è stata giocata.
Il 3 è il valore più basso, mentre il 2 è il più alto. Ah, okay. Ah, il 2 è più alto dell'asso. Bronzo, ok, però. Perché? Perché? E John le batti tutto. Se non hai nessuna carta da giocare, dovresti passare. Ah, dovrai passare, oppure butti il jolly. Se tutti passano, le carte sul tavolo vengono rimescolate e il round continua all'ultimo giocatore che ha giocato una carta. Finisce se termini le tue carte. Per la mano successiva, i giocatori vengono classificati in base all'ordine, ovviamente. Aspetta, cambio carte. Aspetta, non ho capito cos'è. Allora, dopo il primo che vince, gli altri vanno in ordine. Cambio carte. Tra un round e l'altro, i giocatori cambiano le carte in base alla loro posizione. L'uno la scambia col 4 e il secondo col terzo. I giocatori cambiano le carte in base alla loro posizione. Perché? Alla fine del round precedente. Vince chi si libera proprio di tutte le proprie... Ma questo era chiaro, ma non ce l'aveva già detto? Puoi giocare due o più carte alla volta dello stesso valore. Il giocatore successivo dovrà giocare lo stesso numero di carte o passare. Ah, quindi se io ti butto 2-2, tu devi buttare 2-3. Dovrà giocare lo stesso numero di carte. Ah, ficca. Ho capito, per quello che lui ne ha buttati 4-4 e poi gli altri dicono, no, è figo, adesso sono una merda. Grazie al pastore, nel frattempo, in bocca al lupo per l'esame, ma tanti auguri, buono studio per domani. Se hai tre o più carte di valore crescente dello stesso seme, puoi giocarle tutte in un colpo solo. Di valore crescente. Ma prima ne ho giocate tre uguali, vabbè. Il giocatore successivo dovrà giocare le proprie carte allo stesso modo o passare. Ah cazzo, questa è una gabola. Ah vedi, se ne butti 4, il valore della carta verrà invertito per il round. Il 3 diventa la carta più alta e così via. Vabbè, ma che macello! Quindi fa un twist la regola del 3. E quindi il 3 vale di più di tutto. Il jolly può essere usato sostituto come le altre carte. Non giocare il jolly per ultimo. Se lo fai finirai all'ultimo posto. Ma dai! No, è l'antiregola di 1 praticamente. Se giochi un 8, le carte sul tavolo verranno eliminate e il round inizierà di nuovo con te. Ok. Solo il 3 di picche può battere il jolly. Ah, è la carta più bassa, però. Ma no, quello di picche. Perché quello di picche? Picche? Non so. Se viene giocata più di una carta di fila dello stesso seme, il giocatore successivo può giocare solo una carta di quel seme. Se il presidente giocatore al primo posto non ottiene il nuovo primo posto nel round successivo, finirà automaticamente al quarto posto. Perfetto. Proviamo, vai. Ho bisogno di una sega. Zero. Zero proprio. Tocca a te. Ok, tocca a me. Ostia. Ma coi coi forse era più facile. Regola dell'otto. Cosa ha detto con la pazza? Ha detto che dobbiamo giocare ad Anna Fuda. Anna Fuda? Koi koi! Te moro, beccati il doppio jack. Osteria, doppio jack. No, beccati il doppio asso. Ma l'asso non è più a basso del... Ah no, è del 2. Morelli, io... Doppio 2. Veramente del doppio 2, tu sei un merdo. Tocca di nuovo a me. 4, 4. Double Queen. Grazie. Sì, serve l'abbonamento a Switch Online. Ah no, non posso? Ah no, ma perché era un 7 di picche quello, visto male. Regola dell'otto. Regola dell'otto. Che cazzo era la regola dell'otto? Non mi ricordo. Ma... Poi chi è il presidente? Io credo. Non so, meno carte di tutti. Regola dell'otto. Regola dell'otto. Tocca a te ancora. Mi inculo. Passo. Passo. Regola del 3 di picche. Porca troia. Ah, del 3 di picche. E ho vinto. Mamma mia. Ma veramente. Passo. Però
Vabbè, ma te la do vinta e basta. Ma tra l'altro, mano una di 5. No, infatti. Sono 5 round. Sì. Però non li faremo per due motivi. Uno, mi sto facendo la cacca addosso. Uno fa cacare pure questo gioco. Esatto. Quindi io dichiaro Moro vincitore della serata. E lo ringrazio tantissimo per aver partecipato. Scusatemi, ma l'hai ragazzi. Ma la torta? No, me la mangio tra poco. Bravo. Dopo la cacca, mi sto veramente facendo la cacca addosso. Esatto. Ma sei veramente un bambino piccolo, cazzo. Sì, tantissimo, tantissimo. Grazie a Moro per averci fatto compagnia. Leila. E guarda. E noi ci vediamo domani mattina, ragazzi. Con Animal Crossing. Ciao, c'è il torneo di cazzi. Mi spareva anche a me, in effetti, sì. Salute. Buonanotte.